Un incontro per condividere esperienze ed impressioni e valutare i risultati che sono stati conseguiti con il progetto Don't Stop the Game, l'iniziativa finanziata dalla Regione Campania con risorse statali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, patrocinata dal Comune di Salerno e realizzata dall'ente capofila APS, Osservatorio sui Minori, in partenariato con l'Associazione di Volontariato Viscusi, il Ceppo Anteas e l'APS Anteas Servizi Salerno, con il duplice scopo di ampliare l'offerta di attività educative e ricreative inclusive rivolte a bambini, adolescenti ed anziani attraverso il gioco e la fruizione culturale e contribuire così alla riduzione delle disuguaglianze sociali, della povertà educativa e dell'emarginazione sociale. I risultati del progetto, che ha mostrato un nuovo modo di vivere e di conoscere la città di Salerno, con eventi all'aperto svolti in numerosi parchi, ma soprattutto la necessità di non fermare mai il gioco per qualsiasi fascia di età, sono stati presentati questa mattina al Comune di Salerno nel corso di un incontro con la stampa dalla responsabile della comunicazione del progetto Francesca Montesanto, alla presenza dell'assessore alle politiche sociali giovanili Paola De Roberto, dell'assessore alla pubblica istruzione Gaetana Falcone e del responsabile del laboratorio teatrale Oresto e Fortunato. Ragazzi, soprattutto i ragazzi dalla fascia 6-14 anni, quindi per attività progettuali sul territorio, nei parchi, alla vita, un ritorno alla vita dopo questo periodo buio. Quindi i ragazzi interessati in progetti teatrali, progetti di pittura, progetti di giochi e tutte le attività decorative. Naturalmente è una filosofia di vita, è una filosofia di vita che i ragazzi devono recepire. Non fermate il gioco. Sappiamo tutti che il gioco parte dai primi momenti di vita dei ragazzi. E quindi ed è un gioco che deve continuare in questa vita tra le tante difficoltà. E questo è un messaggio anche che va agli over 65, quindi un progetto che dura tutta la vita, di non smettere mai di giocare, perché la vita va affrontata anche con un po' di leggerezza. Un plauso veramente agli organizzatori, all'Associazione Osservatorio sui Minori, al gruppo Anteas, perché è un progetto intergenerazionale che mette insieme minori, più piccolini, adolescenti e over 65 in un progetto intergenerazionale che crea comunità. Quindi veramente un plauso. Confido di poter dare seguito a progettualità come queste, che in questo caso sono state finanziate a livello statale, ma spero di trovare risorse adeguate nel nostro bilancio per permettere di continuare attività di questa natura sul nostro territorio 365 giorni l'anno. Centri estivi, attività per bambini, per anziani, come il Comune risponde quest'anno con le politiche sociali alla necessità di rendere l'estate un po' più leggera, insomma, per determinate fasce della popolazione? Abbiamo fatto un bando a cui hanno risposto circa 300 bambini dai 3 ai 17 anni e contemporaneamente ci sono tante offerte da parte del mondo del terzo settore, che ha messo su delle progettualità interessanti per dare un po' di serenità ai ragazzi, portarli al mare, ma non solo, insomma, momenti ludici che i bambini meritano dopo un periodo così complesso come quello che abbiamo vissuto.